Dante porta i comics a rivedere le stelle, presentato il programma della manifestazione che torna in presenza, sia pure con forti limitazioni. Filo conduttore di quest'anno sarà la Divina Commedia. L'ultimatum di Landini, pronti alla mobilitazione. Il leader della CGIL a Seravezza ha chiesto al governo e regione di intervenire a sostegno del lavoro messo in ginocchio dalla pandemia. Alessandro Zan all'Agorà, il DDL è contro l'odio. A Lucca ha partecipato incontro con il promotore del disegno di legge contro l'omotransfobia. Lo sport, la Folgor Marlia ritorna in grande stile, festa al comunale per la presentazione di sponsor, prima squadra, settore giovanile e scuola calcio. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi, in apertura quindi Lucca Comics e Game. C'è stata la presentazione ufficiale della manifestazione che torna in presenza dopo che l'anno scorso si era svolta prevalentemente online. Sentiamo le novità, l'organizzazione e alcuni degli ospiti in questo servizio. Dall'inferno a rivedere le stelle. È Dante il protagonista del poster di Lucca Comics e Games edizione 2021, ovviamente insieme alla città con tanto di labirinto, omaggio alla Cattedrale di San Martino. Il cartellone, opera di Paolo Barbieri, simboleggia la rinascita della manifestazione dopo l'edizione prevalentemente online dell'anno scorso a causa dell'emergenza Covid. Programma e organizzazione dei comics sono stati presentati in San Francesco dal direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina, alla presenza delle autorità cittadine e provinciali. Ovviamente la manifestazione, che si svolgerà tra venerdì 29 ottobre e lunedì 1 novembre, non può recuperare ancora la dimensione del passato. Non si potrà superare il limite dei 20.000 visitatori giornalieri, i biglietti potranno essere acquistati solo in prevendita online e, manco a dirlo, ci sarà bisogno del Green Pass. Riorganizzati anche gli spazi, ad esempio i Games saranno ospitati nell'area della Cavallerizza e all'ex Real Collegio, niente maxi padiglione al Balilla quindi. I fumetti li troveremo in Piazza Napoleone, a Palazzo Ducale e al Palatagliate, dove la manifestazione torna dopo 15 anni. Il Made in Japan emigra al Polo Fiere, musica e cosplayer a Villa Bottini e in San Francesco, dove esordirà il nuovo format Rock and Comics, che unisce musica e fumetti. Tra gli ospiti il frontman dei Negrita, Paolo Bruni, Caparezza, i Lacuna Coil e il doppiatore e freestyler Shade. Gli appassionati che non saranno dotati di biglietto potranno comunque vivere una dimensione diffusa del festival direttamente nelle loro regioni e città, attraverso gli eventi digitali, gli appuntamenti legati ai media partner e le attività promosse nei singoli campfire, che saranno ufficialmente attivi dal 22 ottobre. E a margine della conferenza stampa di presentazione, il direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina, ci ha spiegato quali saranno i punti base dell'organizzazione di Lucca Comics quest'anno. Sentiamo. Innanzitutto è una manifestazione pensata e ripensata per essere una manifestazione di transizione che ci accompagni al grande ritorno, alla ripartenza per un'industria creativa, per una città. È stata progettata secondo le linee, i protocolli che ha sposato il Ministero degli Esteri e il Ministero della Salute dettati dalla nostra associazione di categoria e quindi secondo quattro punti fondamentali. Ticketing online, distanziamento dei poli di attrazione, ragione per cui abbiamo riattivato lo storico palazzetto e il nostro amato Polo Fiere, redesign degli spazi all'interno dell'esposizione, quindi gli stand in sostanza sono stati allontanati, corridoi più grandi, e il quarto punto ovviamente è il presidio del nostro personale dentro e fuori dal padiglione, all'interno ovviamente dei nostri spazi di competenza, per garantire il distanziamento. E poi, come abbiamo detto in conferenza stampa, tre hub per il controllo Green Pass, temperatura e braccialetto, ovviamente nord, sud, centro, palazzetto, Polo Fiere e centro storico in San Romano. Quindi diciamo una manifestazione pensata per essere un riavvio, una ripartenza. Il tema è fortemente dantesco, quella luce però vuol dire anche leggerezza, consapevolezza di dover ripartire con un percorso che ci porti a una nuova normalità e a una grande Lucca Comics influente in tutto il mondo come nel 2019.
La cronaca, paura a Villa Colle Mandina per un incidente stradale che fortunatamente alla fine non ha avuto gravi conseguenze. Un automobilista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto finendo in una scarpata lungo la strada provinciale 47. La persona coinvolta, tra l'altro, è molto conosciuta in zona, si tratta del poeta Foscolo Nicolini. È stato trasportato in codice rosso dal Pegaso a Cisanello per un trauma cranico. Le sue condizioni però all'arrivo non sono apparse gravissime, tanto che è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Situazione contagi Covid in Toscana. I nuovi casi sono 215, il tasso di positività è all'1,2%. I ricoverati attuali sono 389, 2 in più rispetto a ieri, dei quali 53 in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri. 3 i decessi in tutta la regione, nessuno in provincia di Lucca, l'età media è di poco più di 86 anni. I nuovi contagiati nella nostra provincia sono 13. Andiamo in Versilia, dove un incontro a Seravezza ha ospitato il segretario della CGIL Maurizio Landini, che ha lanciato una sorta di ultimatum sui temi del lavoro a governo nazionale e regionale. Sentiamo Federico Conti. I sindacati sono pronti a scendere in piazza se la regione e il governo non daranno al più presto le risposte necessarie a sostenere il mondo del lavoro messo in ginocchio dalla pandemia. Il messaggio è arrivato dalla CGIL, dal convegno organizzato a Seravezza, alla presenza del segretario generale Maurizio Landini, alla sua prima presenza ufficiale in provincia di Lucca. L'occasione è stato il 50° anniversario dell'omicidio di Vasco Zappelli, il sindacalista eroe viareggino ucciso dai banditi durante una rapina in una banca a Seravezza il 12 ottobre del 71. Precariato, bassi stipendi, contratti non rinnovati, sfruttamento degli stagionali e i sanitari, prima santificati e poi dimenticati. Su tutti questi temi il leader della CGIL attende il governo. È evidente che se sull'insieme di queste questioni, compresa la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, perché si continua a morire lavorando e questo non è accettabile, è evidente che sull'insieme di queste questioni, se il governo non accetta il confronto con noi o dovesse pensare a riforme che non affrontano questi temi, il sindacato credo debba fare la sua parte, non escludendo, insieme a CISL e UIL come stiamo facendo, anche di riprenderci le piazze, perché è il momento di cambiare questo paese, di fare le riforme necessarie. Impossibile non toccare il caso GKN dopo che il Tribunale di Firenze ha stoppato i 422 licenziamenti stabiliti a luglio dalla multinazionale con sede a Campi Bisenzio. Il giudice ha riconosciuto che c'è un comportamento antisindacale dell'azienda perché non ha coinvolto i lavoratori e i sindacati prima di prendere questa decisione sbagliata e quindi rispettare quelli che sono anche i vincoli dei contratti nazionali e della contrattazione aziendale. E il fatto che il giudice abbia intimato la revoca dei licenziamenti è sicuramente un primo risultato importante. Ora però si apre una fase nuova in cui è necessario che il governo intervenga e assuma tutte le sue responsabilità. Presente il presidente della regione Eugenio Giani, al quale è stato chiesto che la Toscana non rimanga in seconda fila nel dibattito nazionale sul lavoro e che si torni a sostenere l'industria manifatturiera e non solo il commercio e il turismo. Noi oggi a Seravezza siamo 584, abbiamo registrato la presenza, quindi una partecipazione notevole. Ecco, con Maurizio Landini siamo pronti a riprenderci quelle piazze, perché la politica oggi impara ad ascoltarci e a farsi portatrice anche degli interessi di chi ha bisogno di lavorare per mangiare, per campare, o altrimenti ci mobiliteremo, perché questo è il segnale che vogliamo dare oggi. A Lucca c'è stato un incontro con l'onorevole Alessandro Zan, il promotore dell'omonimo disegno di legge contro l'omotransfobia. Lucca è una città bellissima per lo spirito di accoglienza che dimostra, ma mi auguro che tra 20 anni tutta l'Italia possa essere un paese diverso, più inclusivo e con meno crimini d'odio.
parole dell'onorevole Alessandro Zan, promotore dell'ormai celebre disegno di legge che prevede sanzioni più severe per i reati contro la discriminazione e la violenza di genere. Zan è stato ospite dell'Agorà di Lucca in un dibattito organizzato in occasione della presentazione del suo libro dal titolo Senza paura, la nostra battaglia contro l'odio, uscito la scorsa settimana. L'incontro è stato guidato dal consigliere comunale delegato ai diritti, Daniele Bianucci, ed hanno partecipato il senatore Andrea Marcucci, il professore di filosofia del diritto dell'Università di Camerino, Luca Baccelli, e il presidente dell'associazione Lookout, Romina Incorvaia. Per costruire una società più accogliente dobbiamo realizzare ora le fondamenta, ha detto Zan. L'onorevole ha spiegato che la legge è la risposta a una richiesta dell'Unione Europea di tutela delle persone più vulnerabili. Non potrà risolvere tutte le situazioni, ha aggiunto, ma almeno dice chiaramente che lo Stato è contro l'odio e la discriminazione. La discussione sul disegno di legge, come è noto, è stata rinviata dopo le elezioni amministrative. Il senatore Marcucci si è detto favorevole ad un confronto con le opposizioni per arrivare all'approvazione del DDL. La musica, il Lucca Blues Festival, chiude con due date al Foro Boario. Dopo le date al Teatro Nieri di Ponte Amoriano dell'11 e 12 settembre scorsi, Lucca Blues Festival il prossimo fine settimana torna nella sua sede storica al Foro Boario con due appuntamenti imperdibili. Sabato 25 settembre salirà sul palco Katie Bradley, la nuova stella del blues britannico, cantante e armonicista accompagnata dal talento della chitarra Pete Farrugia. Domenica 26 il festival chiuderà con due stelle del firmamento blues italiano, Elisabetta Maulo, voce dei Betta Blues Society, e il grandioso chitarrista Roberto Luti, conosciuto in tutto il mondo per Play for Change e considerato come il migliore chitarrista blues italiano. I concerti si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole in vigore riguardanti il Covid-19, prenotazione obbligatoria e Green Pass. Adesso ci spostiamo in Versilia, l'arte che si fa parola, l'esordio in mostra di Tommaso Panichi. L'arte è davvero il più potente e universale dei mezzi di comunicazione e la conferma arriva dalla mostra di esordio del giovane Tommaso Panichi, inaugurata sabato scorso e ospitata fino al 26 settembre nella suggestiva chiesa della Misericordia di Pietrasanta in Via di Mezzo. 23 anni, milanese di nascita ma versiliese d'adozione, per tutti e Tommy, affetto da autismo, fin da bambino, quando ancora le parole non riuscivano ad uscire, il suo modo di esprimersi preferito è sempre stato l'arte. Ancora oggi il suo modo di raccontare il mondo, pieno di colori e di esprimersi. Ogni opera raccoglie le sensazioni che prova in piccole o grandi esperienze quotidiane. Sin da piccolissimo lui disegnava e soprattutto era proprio appassionato e veniva da sempre con me a vedere le mostre d'arte fin sul passeggino, e la bellezza per tutti, ma per Tommaso in particolare, è curativa, è una medicina secondo me. E per Tommaso lui dice questa frase, ha detto questa frase che per me è molto importante: io quando dipingo mi sento esatto. Vuol dire che lui si sente compiuto, sì. La mostra dal titolo Narrazioni, disegni e di colori, ospitata dalla Misericordia a ingresso libero, è curata dal critico Lodovico Gherut e da Anna Purna Nativo. Lui va in un prato, va a fare una gita sulla neve, va al mare, va a Tonfano, va in Via di Mezzo a Pietrasanta, poi torna e dipinge e poi parla e dice i titoli che poi vengono scritti. Una mostra che è stata allestita proprio per far capire l'importanza, diciamo pure anche, della diversità, della dimensione degli altri, di tutti noi, perché tutti noi abbiamo la possibilità e dobbiamo avere la possibilità di esprimerci. È tutto per la prima parte delle TG, adesso c'è la pubblicità e subito dopo lo sport.